si può che essere pienamente d'accordo con quello che hai detto. Io credo che si possa aggiungere giustificazione ai politici, è il problema della distribuzione. Insomma, i politici hanno in mente non solo l'inflazione in astratto, ma la redistribuzione del reddito. Insomma, quanto è stato diffuso oggi e esaltato il lavoro di Piketty sul fatto della concentrazione. È il problema di prendere i soldi da qualcuno e darli a qualcun altro, alle grandi categorie di dipendenti pubblici, alle grandi categorie dei debitori. Recentemente c'era De Cecco che recensiva un libro sulla politica economica e diceva finalmente un libro che anziché preoccuparsi delle ragioni dei creditori, si occupa delle ragioni dei creditori. E vediamo anche parecchi dei debitori, dei debitori, dei creditori dei debitori. Vediamo anche diversi economisti che si espongono così, economisti moderni e non di scuola marxista. Per esempio Zingales ha fatto di recente l'elogio del debitore e la colpa del creditore che tutto sommato grazie allo spread si deve assumere il rischio che il debitore non lo paghi più, se no non ci sarebbe giustificazione per lo spread. Grazie a voi, passo la parola ad Alberto Pira. Grazie, grazie Cesare. Ma immagino che il motivo per cui sono stato invitato qua sia un po', primo perché sono vicepresidente della Fondazione Einaudi, secondo perché per 25 anni ormai mi sono occupato di concorrenza, anzi 28, di mercato, che è un tema molto vicino, un tema su cui Luigi Einaudi si è molto impegnato. Mercato, concorrenza, meccanismi di intervento sul mercato, liberismo. Il mio tema potrebbe essere di riprendere un vecchio tema del rapporto tra il liberismo di Luigi Einaudi e il liberismo di oggi. E qui io vorrei tornare un attimo a quello che diceva Natale pochi minuti fa. Io francamente non credo che non ci sia dibattito, credo che il livello del dibattito pubblico sia decisamente degenerato. Detto questo, una delle ragioni secondo me per cui questo dibattito pubblico è degenerato, e in questo senso abbiamo bisogno di Einaudi, è perché questo dibattito in realtà tra un gruppo di opinionisti, di politici, molti politici, che sono fondamentalmente degli interventisti rossettiani alla Mucchetti, e una serie di liberisti religiosi che predicano che il mercato può fare qualsiasi cosa senza mai porsi il problema dei limiti o delle modalità in cui poi questo mercato deve funzionare. E da questo punto di vista a me sembra che Einaudi ci abbia dato una lezione molto importante, perché forse dimentichiamo, diciamo, etichettandolo malamente come liberista religioso, cosa che era proprio il contrario di quello che era. E per prendere questo tema, parto dal famosissimo dibattito della Croce Einaudi, che tutti certamente conoscono. Aggiungo, poiché come vicepresidente della Fondazione Einaudi, per rinfrescarmi un po' la memoria, oltre che sui libri in biblioteca, io mi sono anche andato a spulciare, anzi a spulciare, a consultare il sito della Fondazione Einaudi, dove c'è una bellissima ricostruzione del pensiero di Einaudi nelle sue varie articolazioni e poi una serie di riferimenti ad articoli di Einaudi sui vari temi, e quindi chi casomai fosse interessato ad approfondirlo e a vedere le fonti, questo è secondo me un indirizzo che sicuramente tutti avrete frequentato, ma che comunque voglio segnalarvi ora. Allora, vediamo un attimo qual era il problema, vediamo un po' il senso del dibattito tra Croce e Einaudi, che è un dibattito che al di là delle due figure storiche del liberalismo italiano, è un dibattito che ha connotato fondamentalmente la discussione dei liberali europei in tutto il periodo che va dalla rivoluzione d'ottobre fino fondamentalmente al 1989, o comunque fino alla morte di Hayek, diciamo. E qual era il dibattito? Il dibattito era il problema del collettivismo e del socialismo, cioè il problema di come dovesse porsi un liberale di fronte a un sistema che prometteva di
utilizzare le risorse in maniera più efficiente. Ora, chi, questo dico che è un problema, è stata un po', Infantino lo dice, la maledizione di Hayek. Se uno legge i suoi libri sulla pianificazione, i suoi articoli sulla pianificazione economica, riprendendo il Barone, cercando di andare a capire quali sono i limiti di questo sistema, ebbene i liberali di allora, gli economisti liberali di allora, erano preoccupatissimi del fatto che, accidenti, un sistema di equazioni ci permette di utilizzare le risorse nel modo più efficiente, e quindi noi, il mercato, che senso ha in questo contesto? Perché ci deve essere la libertà d'impresa? Perché ci deve essere la concorrenza? E questo è quello a cui, per esempio, Hayek cerca di rispondere, fino a che non identifica il ruolo del mercato nella scoperta. E quindi questo poi è il paper che gli dà il Nobel, no? Cioè il fatto che il mercato è un meccanismo che consente non solo di ottimizzare le risorse date, cosa che un sistema di computer può tranquillamente, astrattamente, cercare di riuscire a ottenere senza corruzione e senza sprechi, ma permette di scoprire anche le risorse che non ci sono e permette di scoprire le utilizzazioni delle risorse che non ci sono. Quindi questo è per dire che il dibattito tra Croce e Einaudi, a parte essere appunto il dibattito tra due esimi esponenti del mondo liberale italiano, aveva un significato più vasto. E perché c'è un significato più vasto? Perché il problema di Croce era esattamente questo, cioè lui diceva: ma chi ha detto che i liberali sono per il libero, necessariamente per il libero mercato? Sì, certo, il mercato funziona meglio che l'economia collettivista, ma se dovesse essere dimostrato, se dovesse verificarsi che l'economia collettivista è più efficace, che permette di usare meglio le risorse, bene, allora questo non sarebbe importante, perché uno nel suo intimo o nelle organizzazioni politiche o sociali potrebbe comunque essere liberale, continuare a essere libero pur godendo delle maggiori risorse che il sistema collettivista gli permette. E la interessante è la risposta di Einaudi, perché la risposta di Einaudi non è la risposta alla Mises, diciamo, no? Quella che dice: ma il sistema economico di mercato è quello che produce di più, eccetera. La risposta di Einaudi è un'altra, ed è dire: no, perché la concentrazione in un solo soggetto delle decisioni e del potere di decidere ci priva di quello che è la sostanza della libertà, e quindi, ed è la capacità di scelta di che cosa voglio fare, di come voglio farla, di come articolare la mia vita. Quindi la sua risposta non è la risposta economica, è una risposta metaeconomica che va oltre, e che quindi ci fa capire che per Einaudi il sistema di mercato e concorrenziale era un sistema che aveva ovviamente, poi lo vediamo tra un minuto, un suo fondamento economico, in quanto è il sistema che permette più efficientemente di utilizzare le risorse, produce i beni che vengono poi destinati in maniera più efficiente, i beni che vengono destinati a coloro che più li desiderano, eccetera, eccetera. Ma fondamentalmente il mercato e la concorrenza sono il sistema che permette di esprimere le proprie potenzialità al meglio, quindi è uno strumento sociale, è quello che allora si chiamava la catallattica, cioè il sistema che mette insieme le risorse, un sistema non di selezione quanto di composizione di interessi. Ma e la cosa interessante è che, leggendo questa, diciamo, questa discussione di Einaudi, uno dei punti che per lui è molto importante è il fatto che il mercato è diversità. In fondo, oggi, quando parliamo dei servizi pubblici locali, noi diciamo che tutto deve essere privatizzato. Io stesso l'ho detto, quindi non l'ho scritto, io ho scritto.
Ma ho anche detto, ma se ci fosse mai un comune che decide che vuole gestire comunisticamente la raccolta delle immondizie, io non vedo perché questo comune non dovrebbe essere in grado di gestirsi comunisticamente la gestione delle immondizie, purché questo non alteri la concorrenza rispetto a imprese private che offrono i loro servizi in altro modo. Ora invece sembra che tutto deve essere messo all'asta, privatizzato in qualche maniera. A me sembra una visione condivisibile, ci arrivo da un minuto, ma condivisibile nel dibattito, ma molto, ma non necessariamente condivisibile all'atto pratico. Perché, questa mi sembra conforma un po' alla posizione che anche Einaudi aveva, perché l'idea di Einaudi è che la concorrenza è concorrenza di diversità. Diversità di organizzazioni, lui specificamente dice l'impresa privata, l'impresa cooperativa, le organizzazioni, cioè la concorrenza e diversità è il modo in cui tutti questi diversi modi riescono a confrontarsi. Poiché ci sono state fatte qualche citazione vorrei riprendere al riguardo del liberismo di Einaudi proprio dal suo intervento sui diversi significati del concetto di liberismo economico del 1921, sua risposta a Croce. E lui quando parla di liberismo dice ma c'è un liberismo astratto che è fondamentalmente l'economia neoclassica, no? Cioè il modo in cui io uso dei modelli per trarre delle conclusioni sulla base di ipotesi che creo. Poi c'è un liberismo prescrittivo, che è quando l'economista, che evidentemente per lui non era uno scienziato, tanto quanto un filosofo, diciamo, è costretto a scendere sul terreno della pratica, e allora costretto a scendere sul terreno della pratica insieme col chimico, con l'ingegnere, eccetera, per risolvere i problemi, e usa i suoi strumenti e cerca i suoi strumenti con l'obiettivo di minimizzare il costo e massimizzare il beneficio. E qui lui dice, questo economista probabilmente quando applicherà le sue tesi sarà contrario alla socializzazione universale perché prevede che essa attenuerà l'interesse a produrre, però sarà invece contrario, ma vuole che lo Stato consideri le ferrovie come industria pubblica, poiché si tratta di un'industria che viene gestita in monopolio e quindi sarà favorevole alla nazionalizzazione qualora vi siano i monopoli. E noi sappiamo che questa è un'idea che lui ci aveva in testa, tant'è che per tutta la sua carriera, tant'è che nel dibattito all'Assemblea Costituente voleva modificare l'articolo 41 dicendo che la legge non può essere base per la costituzione di monopoli legali e laddove vi siano monopoli di fatto questi dovranno essere nazionalizzati e poi dati in gestione sotto amministrazione pubblica. Quindi una visione, come diceva Teodoro, pragmatica, ma certamente con l'idea che il mercato, la concorrenza sono una cosa preferibile, ma per motivi che sono al di là dell'economico, metaeconomici, ma là dove il mercato e la concorrenza non si possono realizzare, allora c'è una responsabilità pubblica nell'attuarli. E poi c'è quella che Einaudi definisce il liberalismo religioso, che è quelli di coloro che il liberismo religioso, che pensano che il mercato serva sempre. E dove qui dice due cose che a me sembrano interessanti, rispetto al dibattito che stiamo avendo. La prima ovviamente lui dice ma questi signori guardano un libro, anzi alcuni passaggi di Adam Smith, no? Quello che è contrario ai monopoli, alle combine, cioè, però dall'altra parte dimenticano l'altra parte di Adam Smith, la teoria dei sentimenti morali, l'altruismo, la necessità e quindi questa visione così estrema. Però d'altra parte aggiunge: non direi tuttavia che la concezione religiosa del liberismo sia priva di valore pratico. E questo quando è che ha valore pratico? Quando nei dibattiti si trova a incontrare la posizione ossettiana, presumo che questo fosse il suo punto. Concludo con qualche... La mira, beh, Dossetti, la mira, diciamo, no? Adesso pensiamo... No, il... Il,
Però diciamo appunto questa visione lo porta a prendere posizioni che non necessariamente dei liberisti religiosi potrebbero oggi condividere. La prima, l'ho già citata, è quella sui monopoli privati. Come ho detto, Einaudi era, per esempio, all'epoca, oggi forse avrebbe una visione diversa, favorevole al monopolio delle ferrovie, oggi sarebbe probabilmente favorevole al monopolio della rete e la concorrenza dei treni sulla rete. Diciamo, però si porrebbe il problema di come queste cose devono essere organizzate, si porrebbe il problema di spiegare come, delle conseguenze, eccetera, non semplicemente di mandare. Ma era per esempio contrario alla proposta di Nitti per la nazionalizzazione delle assicurazioni della vita, perché riteneva che questo avrebbe poi creato una burocratizzazione del sistema. Einaudi era contrario allo antistatalista perché ne vedeva non solo gli aspetti politici ma anche gli aspetti burocratici, cioè la difficoltà poi della burocrazia di un'organizzazione di gestire efficientemente in maniera innovativa i risultati. In termini di politica fiscale, di cui appena parlava Cesare, lui era a favore dell'imposta patrimoniale. Ora è chiaro che di nuovo Einaudi è un pragmatista, quindi è un pragmatico, quindi pensa che il sistema fiscale debba essere modellato secondo i tempi e le situazioni, quindi chi l'abbia letto Miti e paradossi della giustizia tributaria oppure la scienza delle finanze, questo è chiaramente il modo. Ma in quel momento riteneva per esempio che poiché il 60% delle imposte venivano dal consumo, fosse opportuno ridurre l'imposta sui consumi e aumentare l'imposta sui patrimoni e l'imposta sul reddito. Sull'imposta sul reddito forse adesso avrebbe un'idea diversa, forse l'avrebbe anche sull'imposta sul consumo, penso che non avrebbe un'idea troppo diversa rispetto all'imposta patrimoniale, per esempio. Poi possiamo discutere se questo avesse ragione o meno. Insomma, le sue posizioni erano, posizioni che oggi considereremmo le posizioni di un liberale guidato da saldi principi, ma disposto anche a mettere in discussione i punti in cui crede. Grazie.